buongiorno a tutti. Oggi vi faremo vedere la dolettatura delle nostre cocincine nare. Qua vedete un galletto perniciato. Praticamente la dolettatura, come nei nostri canarini Gloucester, Norwich, insomma canarini che hanno molte piume vicino alla cloaca, anche per questa razza di galline, che vedete è una razza tranquillissima. Questo è un galletto di un anno, è una razza molto indicata anche per i bambini, però hanno dietro, vedete, tutte queste piume che poi impediscono, quando loro si accoppiano, il contatto tra l'organo, diciamo, genitale del maschio e quello della femmina. Quindi tutte queste piume noi adesso le andremo a pulire con una forbice, dato che occorrono due persone, una deve tenere il galletto e l'altra tagliare. Andremo a tagliare, naturalmente facendo molta attenzione a pulire tutta questa parte, poi ve lo farò vedere finito, cercando, vedete, di non intaccare la bellezza della coda, di cui naturalmente questi galletti vanno molto fieri, e quindi non taglieremo proprio le piume della coda, ecco, queste che cadono, diciamo, fino a questo punto, proprio per lasciargli una certa bellezza. Quindi va toalettato, va pulito, ma non va, diciamo, deturpato, ecco, diciamo così. Quindi adesso procederemo alla toalettatura e poi ve lo farò vedere finito. Ecco, ripeto, sono animali dolcissimi, questo è un gallo, galli di altre razze a quest'ora non starebbero così fermi, e quindi adesso, ripeto, lo puliremo e vi farò vedere il risultato finito sia del galletto e sia poi delle gallinelle. Allora, vedete che se noi alziamo le piume del sottocoda andiamo a individuare proprio la cloaca, vedete che questa qua, che si sta muovendo come delle labbra, è la natura delle galline e di tanti altri animali. Quindi ecco, noi è questa che dobbiamo cercare di scoprire, quindi, e non di deturpare poi tutto il galletto. Quindi adesso procediamo e poi vi faccio vedere il lavoro finito. Ecco, abbiamo finito, vedete, la coda è rimasta intatta, e adesso ve lo faccio vedere da sotto come è venuto. Ecco, vedete che è pulito, si vede quindi la cloaca, vedete, quindi qua lui rimane tutto libero. Tra l'altro, quando fa la cacca non si sporca, quindi ecco, è un tipo di toalettatura che va fatta in un certo modo, senza, diciamo, rovinare il galletto, ecco, che alla fine rimane praticamente, sembra quasi che non gli è stato fatto nulla. Se non fate questa operazione, naturalmente rischiate che le uova di questa razza o di altre razze pesanti siano infeconde o siano fecondate in numero minore. Quindi è consigliabile, è fondamentale, secondo me, per alcuni è consigliabile, per me è fondamentale, quindi fare questa dolettatura, e poi vi farò vedere in questi giorni, dato che incominciamo a raccogliere le uova, vi faremo vedere poi i pulcini di questa, ripeto, stupenda razza, che vedete è una razza di colli tranquillissimi. Grazie a tutti e buona giornata. Scusate, vi avevo detto di farvi vedere anche la gallinella. Ecco, qua abbiamo la gallinella che rispetto al gallo è ancora più tranquilla, quindi anche ora più indicata per i bambini. Vale, diciamo, la stessa cosa. Lei ha già iniziato a fare le uova, è una gallinella di un anno e pesa 950 grammi, quindi capite che è proprio una mini mini cocincina, come devono essere, è sempre una perniciata. Quindi adesso, come il galletto, andremo, vedete, a pulire dietro fino a scoprire poi la cloaca, che vedete è questa, è qua. Lei ha già fatto l'uovo, magari questo può fare un po' impressione, però è la parte che va scoperta, che poi va a contatto con quello del gallo, e avremo poi le uova fecondate e i pulcini. Quindi adesso la puliremo e poi ve la farò vedere come il galletto finito. Quindi abbiamo finito anche la nostra gallinella, ecco, vedete, tranquillissima, l'abbiamo pulita come il galletto da sotto, cercando di non rovinargli la coda e di non rovinargli poi anche il piumaggio sottostante. Ecco, questi, ripeto, sono
È una razza di polli fantastiche, sono piccolissime, non sono animali da carne perché sono animali da bellezza, e a breve avremo disponibili le uova fecondate per chi ha l'incubatrice e volesse vedere i pulcini a casa, cosa che consiglio soprattutto a chi ha bambini. Grazie di nuovo e a presto.